Diciamo sì, è stato pubblicato a settembre 2018, però è un percorso che sta continuando. Volentieri. Grazie.
Ecco, non lo sapevo neanche io. Imparo anch'io qualcosa. Sì, l'associazione si chiama COMIP, che è l'acronimo di Children of Mentally Ill Parents, che non significa bambini ma figli, c'è cioè questa ambiguità dell'inglese, però indica tutti i figli di tutte le età che hanno una mamma, un papà o entrambi affetti da un problema di salute mentale. Gaia, se vuoi introduco io e poi passo la palla a te. Ok. Allora, diciamo, una delle prime cose che teniamo a dire a chiunque, insomma, quindi sia pubblico generale che professionisti, che soprattutto giornalisti, è attenzione ai pericoli di una storia unica. Per citare una scrittrice afroamericana, Chimamanda Adichie. Perché cosa succede? Quando si identifica una minoranza, comunque una fascia che non ha voce,
si tende spesso poi a ridurla a un unico aspetto, e quindi spesso ciò che si nota di più, ovvero le storie, soprattutto dolorose, quelle che ci restituiscono spesso i media, diventano l'unico metro con cui si identifica una storia e restano fuori tante altre sfumature. Quindi la prima cosa che noi facciamo attraverso Comip è tentare di dare visibilità e voce e cittadinanza a un caleidoscopio di storie, di emozioni e di esperienze. Questo caleidoscopio, diciamo, è formato da tanti aspetti che fanno la differenza, quindi l'età che si ha quando la mamma e il papà iniziano a stare male, che cambia tantissimo, se il genitore era già ammalato prima della nascita o se si è ammalato dopo, se entrambi i genitori sono ammalati. E qual è il tipo della malattia che ha il genitore? Perché cambia molto se è un disturbo di ansia, se è una depressione maggiore, una schizofrenia, se il genitore è in trattamento oppure no per il suo disturbo, se c'è una consapevolezza nel genitore, magari acquisita anche più tardi, se la terapia funziona, se c'è un'aderenza alla terapia oppure se ci sono continue ricadute, se ci sono fratelli e sorelle, se c'è una famiglia allargata intorno oppure no. Quei famosi fattori protettivi che possono essere quelli personali, ma anche quelli della rete intorno a noi. E un altro aspetto che vediamo soprattutto negli ultimi anni è anche, diciamo, la presenza di tantissimi figli immigrati di seconda generazione. Quindi anche lì abbiamo un altro aspetto che si aggiunge, che è la barriera linguistica. Spesso i giovani caregiver si trovano anche a dover mediare a livello culturale, religioso e linguistico tra il genitore che magari ancora non ha la padronanza della lingua e il resto del mondo, per cui vediamo anche giovani ragazzi che devono intervenire magari anche con il personale ospedaliero, o gestire delle pratiche anche di tipo quotidiano, no? Magari già il discorso dell'amministrazione di condominio, facciamo un esempio, ragazzi che devono mediare durante le riunioni, insomma sono vari aspetti, per cui immaginatevi se sopra ci aggiungiamo anche un disturbo psichiatrico. E se ci aggiungiamo la componente culturale e religiosa, non tutte le religioni hanno lo stesso approccio nei riguardi di un disturbo psichiatrico. Quindi, diciamo, capiamo quanto è differente l'esito che si può avere. Poi andiamo a vedere all'interno le singole persone, ciascuna ha degli elementi caratteriali, personali, di formazione o di percorso che portano a reagire diversamente un figlio rispetto a una situazione che vive. Quindi detto tutto questo primo cappello introduttivo, su cosa si possono, diciamo, provare a schematizzare un pochino gli effetti che si possono provare crescendo con un genitore. Allora, diciamo che appunto non esiste un unico esito, ma possiamo dire senz'altro che uno dei temi che ci stanno molto a cuore, perché sono quelli che restano soprattutto fuori da tutti i radar, sono i figli di genitori che non sono consapevoli di malattia e non sono in trattamento. Perché noi abbiamo una legge meravigliosa, la legge Basaglia, che però è rimasta, ahimè, non applicata nell'ideale che aveva Basaglia, venuto a mancare poco dopo la legge quadro. E questo, diciamo, ha creato un po' di problemi, nel senso che laddove c'è appunto giustamente una restituzione della dignità e della libertà di scelta dell'individuo, laddove manca la consapevolezza di malattia, diventa complicato, perché se hai un genitore in crisi psicotica grave e non sai a chi chiedere aiuto, sei l'unica persona presente in casa, diventa un problema molto grave. E quindi noi abbiamo come associazione anche questo compito che ci siamo dati, avendo vissuto spesso alcuni di noi questa realtà, con il tabù e lo stigma che ancora oggi in tutto il mondo circonda la salute mentale, se sei minorenne e hai questa situazione, hai anche la difficoltà di non sapere a chi chiedere aiuto, se lo chiedi a volte spesso non lo ottieni. Perché l'adulto di riferimento non sei tu, sei minorenne e il tuo genitore in quel momento non sta bene. E se manca una rete di supporto è molto pericoloso in termini sia pratici che anche psicologici. E c'è anche il doppio dolore perché il tuo genitore dall'esterno viene visto in un certo modo, alla luce del suo stato maniacale o alterato. Tu che sei il figlio vivi un doppio binario, per cui hai da una parte il desiderio di protezione nei confronti del genitore, ma allo stesso modo vuoi che stia bene, che torni a stare bene, ma non sai come fare. Quindi immaginatevi quanto
questo effetto che si ha a seconda dell'età, un conto se hai 3 anni, un conto se hai 17 anni, ma le ripercussioni poi te le porti anche nell'età diciamo, dell'emersione dall'adolescenza all'età adulta, quindi dai 20 ai 30, e lì c'è il paradosso successivo, sei diventato adulto, quindi la società che prima non ti vedeva perché eri sotto, diciamo, un genitore adulto che avrebbe dovuto prendersi cura di te, ma stava male, non poteva farlo. Di colpo ti vede responsabile per quello stesso adulto, quindi ti trovi anche ad avere sulle tue spalle il compito di gestire un genitore che neanche il welfare è riuscito spesso a gestire e rinunciando spesso in termini di salute psicofisica a molto, ma non te ne rendi conto perché nel momento in cui lo vivi non ne hai consapevolezza perché è quello che vivi tutti i giorni, è quello che fai sempre, è una cosa che fai naturalmente. Cosa succede infatti? Che noi come associazione intercettiamo soprattutto la maggior parte donne, intanto, quindi l'età è dai 20 ai 35 la maggioranza di quelle che ci contattano, perché spesso è nel momento in cui arriva il burnout, cioè una specie di esaurimento psicofisico, che ti fai delle domande e inizi a capire che oltre al genitore che sta male ci sei anche tu, perché il tuo corpo, la tua mente ti inizia a mandare dei segnali che ti stanno proteggendo, facendoti star male, quindi inizi a chiedere aiuto, quindi o ti metti in cerca di informazioni su internet, ed è lì che molti ci trovano e ci contattano, o inizi spesso un percorso di psicoterapia personale. E quindi tutto ciò che poi resta fuori è quello su cui noi vogliamo andare a intervenire, perché personalmente io a 30 anni ho iniziato ad aprire la porticina su cosa significava per me essere stata una figlia. E l'ho fatto mettendomi in cerca in internet in altre lingue, perché quando ho iniziato non c'era niente in italiano sui figli, a meno che l'unico libro che c'era era sul fatto che ereditavi automaticamente i disturbi, quindi c'è. Che proprio era l'ultima cosa che vorresti leggere in quei momenti. E quando ho trovato le storie di altri figli in altri paesi, ho pianto, ma un pianto, diciamo, che era un mix di dolore, ma anche liberazione, perché finalmente mi sono vista e ho potuto dare un nome. Infatti, molto spesso ci chiedono: ma voi in concreto cosa fate? Intanto diamo un nome a qualcosa, perché l'essere umano ha bisogno di dare dei nomi alle cose per potersi, orientare nel mondo, per poter capire la distanza, cioè tra sé e gli oggetti che è intorno, le persone che è intorno. Quindi dare un nome a una cosa non è rinchiudersi in quella scatola e in quell'etichetta, ok, sono figlia di. No, io sono tanto altro. Però sapere questo aspetto mi permette poi di prenderne le distanze e iniziare a ricostruire la mia identità, a prescindere da quell'aspetto che tanto ha inciso su di me. E quindi l'idea era quella di riportare questa esperienza in Italia e quindi dire ok, a me ha fatto bene leggere le storie di adulti sopravvissuti e di leggere le caratteristiche anche positive che mi sono venute fuori da questo vissuto. Quindi io ho voluto provare a farlo in italiano, quindi in forma prima anonima, per dare modo alle persone anche di aprirsi, perché non sono cose che racconteresti a chiunque, è anche giusto così. E lentamente si è iniziato ad aprire un vaso di Pandora. Però non bastava solo raccontare, non mi bastava, io desideravo proprio cambiare le cose, perché ho visto quanto un'informazione, una prevenzione, una consapevolezza a livello generale sono le basi imprescindibili per poter costruire qualcosa che eviti alle future generazioni di ripercorrere le sofferenze intergenerazionali, perché poi se andiamo spesso a scavare. Non è che uno all'improvviso, sono rari i casi, giustamente ci sono anche quelle componenti, no? Si inizia a star male per un mix di basi genetiche e ambientali, ma molto spesso c'è anche un trasferimento che non è soltanto genetico, ma anche ambientale, intergenerazionale. Poi su questo Gaia sicuramente vi racconterà qualcosa di interessante sul discorso del trauma, se vorrà. E, quindi noi possiamo però cambiarlo. Spesso una delle cose che mi ha fatto star male, ma che poi mi ha dato anche la grinta di reagire, è stato sentirmi dire dai medici, quando io chiedevo informazioni, ma torneranno a star bene, rassegnati, faranno dentro e fuori le cliniche per tutta la vita. Ecco, lì per io ho 17 anni e mezzo, sentirsi dire una cosa del genere, lì per lì sono stata male, ma poi ho detto: ah sì, ti faccio vedere io. E questo ti faccio vedere io, non è tanto una rivalsa
contro una persona che ha detto qualcosa sulla base di quello che era il suo ristretto modo di vedere, ma è stata proprio una carica trasformatrice, cioè di dire io questo dolore lo prendo e ci faccio qualcosa per quello che è la mia competenza, quello che posso fare. E ho notato che poi in giro nel mondo c'erano altri come me, altri figli attivisti, agenti attivi di cambiamento. Quindi anche un modo per raccontarci, anche ai media, non come vittime tout court. Perché io non mi, cioè, mi sono sentita vittima finché non avevo gli strumenti per comprendere e capire come agire per stare meglio. Allora lì ero vittima, ma la vittima è una posizione passiva. Quindi attraverso anche la psicoterapia, attraverso il confronto con i pari, puoi uscire da quella posizione, perché ti dà la possibilità creativa di diventare tu responsabile di te stesso e della tua vita, dopo esserlo stato inconsapevolmente a volte di qualcun altro che non aveva gli strumenti per poter essere responsabile di se stesso in certe fasi. Ecco, un altro aspetto che volevo aggiungere, poi passo la parola a Gaia, è sul discorso che cambia tantissimo anche per un figlio, il fatto se il genitore viene sostenuto. Intanto bisogna avere la fortuna, perché spesso di fortuna si tratta, purtroppo, che il genitore entri in un percorso di cure. E per molti di noi, specialmente chi ha un genitore che ha anche un vissuto psicotico, ahimè, non sempre si riesce in maniera tranquilla. A volte ci sono dei TSO, dei trattamenti sanitari obbligatori, ed è traumatico anche quello, sia se lo subisci, per chi lo subisce, sia per chi lo richiede, per la persona con cui convive o non convive, e crea comunque un cortocircuito, ma da lì a volte si può poi ripartire, nel senso che per alcuni genitori è stato quello il canale con cui entrare intanto in un percorso di cure, ma non era sufficiente. È necessario che ci sia una psicoeducazione. Spesso questa psicoeducazione ai pazienti e alle famiglie non viene fatta, sta molto all'iniziativa singola del medico o dello psicoterapeuta che sono in carico al servizio sanitario. Se hai la fortuna, appunto, che in quella struttura, in quella dipartimento c'è questo tipo di mentalità, è un conto. Se invece non ce l'hai, a volte sopperiscono delle valide associazioni. Come una Progetto Itaca che fa dei corsi fantastici famiglia a famiglia. In alcune zone d'Italia, persino a Roma, in alcuni quartieri nel sud, diciamo che siamo messi non male di più. E questo comporta un carico aggiuntivo per i figli e per le famiglie, ecco. E noi su questo dobbiamo andare a incidere come con l'advocacy che si affianca alle altre iniziative. Ma l'advocacy non la può portare avanti il paziente che già sta male e combatte con la sua malattia, né i figli che sono minori e stanno ancora combattendo anche da grandi per farsi una propria vita e sganciarsi dal nucleo familiare ed avere la propria indipendenza. Dobbiamo farlo tutti insieme. Anche i professionisti spesso sono in burnout, sono poche forze messe a Roma c'è un'utenza enorme e hanno tagliato le risorse per cui poche persone che lavorano nei servizi devono gestire un carico enorme. Allora da lì bisogna fare un ragionamento e dire bisogna mobilitare la società civile affinché la salute mentale sia ritenuta un bene primario di tutti, non solo di chi già c'è il problema, e alzare l'investimento pubblico in salute mentale, perché il 3,5%, se non ricordo male, è l'investimento che ogni anno lo Stato italiano destina alla salute mentale, troppo, è troppo, troppo poco. Quindi, diciamo, la nostra attività fa in modo anche di sollevare questa esigenza, perché uno dei rischi è anche la colpevolizzazione del genitore malato, ma noi non vogliamo questo. È chiaro che molti figli hanno rabbia nei confronti del genitore, è una reazione normale rispetto a quello che vivi, che non è normale, ma ovviamente ogni figlio vuole che il genitore stia bene. Quindi, perché stia bene, ci deve essere garantito il diritto umano fondamentale alla salute, che deve essere fisica e mentale. E questa paura che molti hanno, soprattutto la generazione mia e quella sopra la mia, i più giovani forse hanno meno paura di parlare di emozioni di salute mentale. Bisogna capire che la salute mentale non è solo malattia, ma è anche benessere, è ciò che ci rende vivi, che ci rende umani. E poter avere la cassetta degli attrezzi per poter gestire la nostra vita e le nostre emozioni in maniera sana è l'unica arma che abbiamo, perché una volta che cadiamo nel baratro della malattia è più difficile risalire. Ecco perché noi ci teniamo anche andare nelle scuole, perché
per dare prima quegli strumenti che noi abbiamo acquisito dopo aver battuto la terra. E quindi questa è un po' un'introduzione iniziale, ma vorrei lasciare spazio anche a Gaia, e al suo percorso. Allora, ascoltiamo Gaia. Buongiorno a tutti. Mi leggo a quello che era il giusto pagina tutto questo e sarà poi
Sì, diciamo è un problema anche culturale. Ci sono cause sociali che sono sentite universalmente un po' da tutti, no? Adesso in questi anni, perché c'è stato anche lì un inizio in cui alcuni temi, ad esempio la tematica LGBT, no? Pensiamo alle lotte che sono state fatte, adesso diciamo un pochettino più di sensibilità sociale c'è, anche se ancora permangono tanti problemi. Altre cause, insomma, sociali sono sentite moltissimo. Io lo vedo anche dall'andamento delle condivisioni sui social, che è uno dei metri. Chiaramente c'è anche l'algoritmo di Facebook che non aiuta, però al di là degli algoritmi di tutto, noto proprio una difficoltà delle persone anche soltanto a condividere le iniziative e i post dell'associazione, perché quella parola, figli di genitori con disturbo mentale, fa paura. C'è magari chi inconsciamente. C'è pure chi, a chi non interessa e quindi giustamente usa i social in un altro modo, no? Questo è lecito. Però magari persone sensibili che condividono di tutto, dalle cause ambientaliste alle cause LGBT, alle cause etniche, qualsiasi tipo di causa sociale, questi post lievita. E quindi questo mi fa riflettere su quanto il nostro lavoro in questi ultimi 2 anni, diciamo, è stato, l'ho visto anche nella mia rete amicale. Di portare persone inizialmente restie, titubanti, che questa cosa la guardavano con sospetto da lontano, poi a sposarla la causa lentamente, come se l'avessi presa per mano. Io faccio riferimento alla mia rete, di contatti perché è quella con cui poi ho iniziato con il crowdfunding. Crowdfunding non è soltanto un mezzo economico, è anche un modo per giocare insieme una partita con le persone che ti vogliono bene.
E quindi per coinvolgerle, farle sentire partecipi attivamente anche solo con una piccola donazione, dovevi però anche spostarle dalla loro diffidenza e portarle a sentire quella causa. E lì ho visto proprio questa trasformazione. Persone inizialmente non rispondevano neanche ai messaggi personali su questo tema, persone che magari non condividevano, che guardavano in silenzio, però poi privatamente mi scrivevano: sai, ti stimo per quello che fai, vai avanti, però non si esponevano. Quindi notavi che tu eri già pronto, perché chiaramente io vengo da 10 anni di attivismo su questo tema, gli altri giustamente vanno accompagnati un po', quindi all'inizio mi arrabbiavo perché dicevo: porca miseria, io perché non mi danno una mano? Poi mi sono messa anche nei loro panni, cioè questa diffidenza, questa è anche una paura enorme che si ha. Alcune persone, vabbè, sono proprio indifferenti per altri motivi, però alcune hanno anche timore che condividendo le persone della propria rete vedano e possano pensare: beh, se lo condivide, allora anche lui è figlio di persone con disturbi mentali. E c'è una paura, diciamo, a 360 gradi, sia di rivelare magari qualcosa che effettivamente c'è in famiglia, ma è nascosta. E quindi giustamente il diritto alla privacy, che io per prima difendo, perché se i miei genitori desiderano la riservatezza, ne hanno il diritto. E allo stesso tempo la difficoltà è anche quella, di, fare i conti con le proprie paure personali. C'è ancora una resistenza ad andare magari dallo psicoterapeuta perché alcune persone temono che ci vanno soltanto i matti, oppure c'è un discorso di pensare che non valga la pena investire denaro se ti rivolgi a un professionista privato perché magari il pubblico non offre la possibilità di fare un percorso terapeutico di un certo tipo. Ci sono una serie di resistenze che noi non avremmo se in ballo ci fosse la salute fisica. Ma anche lì è stato fatto un lavoro. I tumori al seno, ad esempio, sono un esempio che io cito sempre come comunicazione efficace. Prima il tumore era un male incurabile, non si poteva neanche nominare sui giornali, no? Veniva chiamato male incurabile, male inguaribile, eccetera. Adesso la parola cancro, la parola tumore sono entrate, diciamo, nell'ordine delle cose. E la prevenzione si fa a tappeto perché tante donne perdono la vita per mancanza di prevenzione e di controlli preventivi. E si è fatta una lunga campagna per togliere questo stigma, questa paura. Ecco, lo stesso desiderio io lo vorrei portare per la salute mentale. E fare in modo appunto che questa paura venga meno, perché la solitudine nasce dal non poter parlare, ma non di me stessa e basta, perché io non vorrei parlare di me, perché parlare solo di me è come se le persone possano dire: ah, ok, tanto riguarda solo lei. E vorrei proprio che fosse sentita come ognuno di noi può avere un problema di salute fisico e mentale. Se io ne parlo e soprattutto faccio advocacy perché io possa avere come diritto umano fondamentale accesso a cure adeguate, cioè questo deve essere di tutti. E quindi questo lavoro che noi facciamo è proprio quello, perché non vogliamo più sentirci soli neanche nella battaglia, perché non è una battaglia solo nostra e perché non potremmo mai vincerla, perché noi siamo già provati, nel senso i nostri genitori già hanno sofferto, le famiglie che vivono questi disturbi già lottano ogni giorno, i professionisti, quelli coscienziosi che fanno il loro lavoro con passione, sono già oberati dal carico che portano e molti di loro sono anche familiari loro stessi, perché questa è un'altra cosa che non si dice. E quindi tutto ciò fa sì che da soli non possiamo vincere. Le battaglie che si sono vinte sono fatte da persone che hanno potuto portare avanti una lunga battaglia. Se noi già partiamo con un carico sulle spalle gigantesco, è impensabile potercela fare da soli. Quindi il crowdfunding, cioè la campagna di finanziamento dal basso, è stato un primo modo per portare dentro la nostra causa persone che normalmente non avrebbero mai sentito l'esigenza di farlo. Quindi contattare un amico e dirgli: guarda, mi dai una mano a fare questa cosa, che ho questo desiderio forte, da sola non ce la faccio. E piano piano qualcuno timidamente si è avvicinato. E quindi io faccio proprio un ripercorro indietro da quando ho cominciato a fare questa cosa in modo più pubblico. Persone che magari mi evitavano, magari facevo un evento nella mia zona, mi evitavano perché si vergognavano, poi hanno sposato la causa. E un'altra cosa, scusate, il cane che ogni tanto interviene, la mascotte di Comip. E un'altra cosa che ho voluto fare è stata questa. Voi sapete forse già che il mio libro, eccola che viene, saluta Dora.
Che il mio libro non è una pubblicazione editoriale tradizionale, noi abbiamo voluto, diciamo, fare in modo che il libro fosse una pubblicazione di editoria sociale, primo perché resta più a lungo disponibile, mentre i libri, diciamo, nel circuito normale, dopo un po', se non vendono, vengono eliminati o comunque è più difficile. In più perché tutto il ricavato delle donazioni per il libro poteva finanziare l'associazione, quindi è una formula, però questo ha comportato una difficoltà maggiore nella promozione, ma anche il risvolto più creativo, cioè mi sono dovuta inventare strategie innovative per spingere un libro che le persone soltanto a vedere il titolo scappavano lontano. Oddio, quando mamma o papà hanno qualcosa che non va, una preside di una scuola mi ha detto: sai che leggendolo provo fastidio, perché è come se mi stessi dicendo che non vado bene come genitore. In realtà, aprendo poi il libro, la dedica subito mette a tacere qualsiasi cosa perché è dedicata a mio padre e mia madre, le persone più resilienti che conosca. E una delle cose appunto che mi sono inventata è stato: come faccio a portare persone che se io faccio un evento non vengono perché non gli interessa, gli fa paura, hanno paura che sia una mattonata pesantissima. Io mi metto il libro nello zaino, qualche copia, e chiedo alle guide escursionistiche che conosco di poter avere durante l'escursione che loro fanno 10 minuti in mezzo a un prato per raccontare questa avventura di questo cammino. E incredibilmente mi hanno detto di sì. Per cui ci siamo trovati una volta sull'isola del Giglio, su una spiaggia, un'altra volta in mezzo al bosco di Chia, nella Tuscia, il cammino a Molise addirittura, mi hanno dato sto megafono. Io sono una persona che sono abbastanza riservata, immaginatevi che desiderio potevo avere per parlare con un megafono. E ho visto che piano piano queste persone, che non sarebbero mai venute a un evento, mai nella vita di questo genere, poi invece sono state portate dentro a questa cosa. E alcune di loro si sono anche commosse perché si sono riconosciute, mi hanno poi contattato in privato lì durante la camminata, si accostavano a me fratelli di persone con disturbo che avevano un nipote per cui erano preoccupate e quindi hanno preso la mini guida e hanno aperto questo piccolo portoncino per far entrare un po' di luce. Mi ha contattato anche una madre con disturbi che era lì con noi, che aveva anche una certa età. E si è commossa, mi ha preso in disparte e mi ha detto: io non sai quanto ho dovuto soffrire per questa cosa, mi giudicavano tutti, però mio figlio si è laureato, è diventato, cioè, e lì alla fine è scattato l'abbraccio, perché molto spesso chi non conosce Comip, non ci ha sentiti parlare, dall'esterno dice: ok, l'associazione che ce l'ha con i genitori, oppure l'associazione, perché? Perché molto spesso arrivano storie giustamente di figli che hanno un forte disagio e quindi le emozioni sono spesso negative. Però noi non diamo voce solo a quelle, queste sono quelle che gridano di più, perché sono quelle che hanno bisogno di più aiuto, ma ci sono anche tanti figli che fortunatamente, per una serie di circostanze, fra cui delle buone pratiche che sono nei centri supplementari della loro zona, hanno potuto ricucire un rapporto col genitore che ha potuto tornare a stare meglio. Ma quelle ovviamente si raccontano meno, arrivano di meno a noi arrivano le richieste di aiuto. Però ci sono entrambe, ed entrambe devono essere portate avanti, perché quelle sono le storie dove noi vogliamo arrivare e arrivarci prima, perché alcuni di noi arrivano ad avere genitore che sta meglio dopo anni, 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 perché mancano degli elementi, mancano delle buone pratiche, manca un discorso preventivo a livello di popolazione in generale, manca un approccio alla famiglia spesso, mancano tutti quegli elementi e noi li possiamo andare a implementare, ma non noi come Comip, noi svegliamo l'attenzione su questo, ma poi tutti insieme costruiamo e andando a vedere le risorse che già ci sono, quindi non è che noi dobbiamo partire da tabula rasa perché è impossibile, ma andare a vedere quelle risorse sui territori e attenzionarle al problema e poi incrementarle. Io penso a una cosa che mi ha salvato quando ero adolescente. E mio papà, prima di ammalarsi anche lui, ha avuto quest'idea. All'epoca poi non esisteva neanche internet, non so quanto sono vecchia, scherzo. Era appena stava per arrivare internet, ma non era diffuso come oggi, quindi le risorse per cercare aiuto erano più difficili da trovare. Lui trovò questo da solo, perché in quel momento erano divorziati, quindi lui dall'esterno cercava di aiutarmi.
Provò questo consultorio familiare e mi fece entrare prima del compimento dei 18 anni, perché lì potevi accedere, diciamo, a un servizio di psicoterapia fino ai 18 anni. Riuscì a portarmi lì. Se non ci fosse stato lui in quel momento, non avrei avuto questo servizio. Tanti ragazzi non lo sanno. Quindi nella mini guida, una delle sezioni è proprio a chi posso rivolgermi e c'è questa cosa: verificate se nella vostra zona c'è un consultorio familiare, perché molto spesso offro servizi gratuiti anche senza il consenso dei genitori, perché questo è un altro problema. Ma se il mio genitore sta male, non mi firmerà mai un consenso per un percorso. Se invece si va a un consultorio familiare, può darsi che o basta solo il consenso di uno, o per i casi emergenziali, se hai un'età, diciamo anche 16 anni, puoi accedere a un supporto, perlomeno non sei solo. E tanti ragazzi questo non lo sanno. E come anche dare un aiuto nelle scuole, perché molti professori non erano a conoscenza della situazione familiare, perché non potevo certo andargli a dire, no, quello che ben sapete. E quindi questo poi inevitabilmente porta delle incomprensioni, cioè i non detti sono una causa di problemi ulteriori, per cui magari calavano i voti, nessuno di loro è venuto da me a dirmi: tu sei studentessa brillante, è strano che stai andando improvvisamente così male, hai bisogno di parlare. No, no, hanno soltanto aumentato il carico colpevolizzandomi. E quindi questo per noi è importantissimo. Abbiamo fatto anche con Gaia e Carlo un evento al Nuovo Cinema, quella di Roma, abbiamo proiettato un film e poi abbiamo dato un kit agli insegnanti che conteneva la mini guida, perché anche gli insegnanti hanno un ruolo fondamentale. Non è che devono entrare nella questione personale familiare, ma già soltanto essendo orecchio empatico e essendo un pochino più pazienti con lo studente, che di sicuro il rendimento un pochino può veder modificato dalla situazione familiare. E soprattutto non dare per scontato nulla, nel senso che non è detto che per forza di cose un studente che ha una situazione familiare problematica va male a scuola, anzi, a volte è pure tutto il contrario, magari si concentra di tanto sullo studio e eccelle. Quindi dietro un ragazzo diligente e perfetto, anche lì c'è un disagio che si manifesta in una maniera differente. Infatti, nel libro c'è un passaggio dove lo dico: c'è la sindrome del ribelle e la sindrome del perfezionista. C'è la sindrome di quello che scappa lontano, c'è la sindrome dell'eroe che salva tutti. Cioè sono diversi modi e poi alcuni che si modificano nel percorso. E lascio adesso la parola a Gaia, perché poi quando mi prende l'entusiasmo. Però
Allora, noi diciamo intercettiamo soprattutto persone che vivono con i genitori o comunque hanno poi, si sono poi allontanate per una volta sopraggiunta, diciamo, l'indipendenza, perché sono quelli che hanno delle dinamiche irrisolte che sentono di poter affrontare con confronto con il gruppo di automutuo aiuto. Quindi diciamo non siamo direttamente collegati con loro, però abbiamo diciamo una simpatia per l'associazione, stiamo agevolando, che probabilmente alcuni poi conoscono, perché spesso ecco, anche lì c'è un iter diverso, lì praticamente hai diciamo, un iter diverso, però molto spesso dietro quelle storie di affido c'è anche un disturbo mentale che non sempre è esplicitato. Mi è capitato di parlare con qualcuno e mi diceva: ah, questa ragazza non è stato detto che la madre ha un disturbo mentale, è stato detto semplicemente che veniva allontanata perché c'era un problema. Insomma, hanno trovato un'altra scusa perché non riuscivano a trovare le parole. E, una cosa che ci tenevo anche a segnalare, perché penso possa essere interessante per tutti voi, è uno strumento che ho avuto il piacere di avviare insieme a un'associazione di Milano che si chiama Contatto Onlus ed è My Blue Box. MyBlueBox.it, che è un sito web, ma è un portale informativo ad ampio raggio che è rivolto a figli, genitori e professionisti e diffonde strumenti nazionali e internazionali sul tema, su come supportare le famiglie. L'equipe del progetto Semola, che è attivo attualmente a Milano su finanziamento al momento privato,
e che noi vorremmo che fosse implementato come buona pratica nazionale, perché non deve essere una questione di fortuna poter usufruire di servizi essenziali, ma dovrebbe essere qualcosa di garantito a tutti. L'equipe di Semola hanno importato un modello finlandese-americano ispirato a William Bursley e perfezionato poi da Titti Solantaus, con cui ho lavorato qualche anno fa in Finlandia, ed è appunto improntato a un sostegno ai bambini più piccoli. Chiaramente un'associazione come la nostra al momento intercetta, diciamo, ragazzi più grandi, no? Perché giustamente per i bambini c'è un lavoro diverso da fare. In questo senso il modello del progetto Semola, che adesso lo stanno anche implementando all'azienda USL di Modena, è stato avviato anche, se non sbaglio, a Trento con piccoli interventi appunto locali, lavora proprio sulla comunicazione. E la comunicazione tra professionisti e genitori e tra genitori e figli, perché qui ovviamente parliamo di genitori che sono in trattamento, perché chiaramente se il genitore non è seguito, non è in cura e non è stabilizzato, non è possibile effettuarlo. Se però c'è questo iter e il genitore vuole partecipare al progetto, il lavoro dell'equipe fa delle sessioni in cui aiuta il genitore non colpevolizzandolo, ma mettendolo a suo agio, facendogli capire che lui stesso ha le risorse, come diceva Gaia, appunto il potenziare la genitorialità è un fattore protettivo, restituirgli quella parte di identità che spesso nel percorso psichiatrico a volte un po' si perde, perché alcuni psichiatri hanno fatto presente che temevano che andare a toccare la funzione genitoriale potesse far perdere la fiducia del paziente, che magari si sentiva giudicato o accusato di non essere un buon genitore. In realtà l'approccio di Titti Solantaus è proprio quello di mettere su un piano di fiducia reciproca genitore e professionista. In questo caso le figure che vengono coinvolte in questo progetto possono essere anche educatori o infermieri professionali, quindi non è necessariamente una figura psichiatrica che fa questo, perché lo psichiatra ha già il compito della terapia, dell'aderenza alla terapia, ma delle figure formate adeguatamente dallo staff possono dare al genitore strumenti su come comunicare al proprio figlio la situazione, cioè perché si sente a volte stanco, triste, perché a volte non ha le energie per giocare con loro, perché a volte ci sono reazioni di rabbia, cioè to to togliere quelle emozioni che il figlio può provare che nascono dalle incomprensioni. C'è una convinzione errata che spesso perdura, che se noi ai figli non li coinvolgiamo in certi problemi è meglio per loro, perché non capirebbero, perché tanto non si rendono conto e se la cavano meglio. In realtà il figlio può farsi da solo una realtà alternativa. Davanti a un comportamento di rabbia o di tristezza, si sente colpevole. Ah, mia madre magari è triste perché magari ho preso un cattivo voto a scuola, oppure mio padre non gioca con me perché sono fastidioso. E quindi andare a lavorare sulla comunicazione permette poi di togliere un po' di elementi disturbanti e di tornare a un rapporto più empatico tra genitore e figlio, laddove ognuno può esplicitare le proprie emozioni. Quindi i figli possono finalmente dire come si sentono davvero, il genitore pure, e c'è una mediazione che permette un ricucire cose che rimanevano ingarbugliate e andavano a creare un contesto non sano. E questo approccio ha rivelato degli esiti molto positivi nel ridurre l'incidenza di disturbi di ansia e di depressione nei figli, perché uno degli aspetti che la ricerca di Bursley e poi di Titti Solantaus ha rilevato è che molto spesso non è detto che il figlio erediti il disturbo del genitore per cause ambientali, ma di sicuro lo stress della situazione, il carico emotivo, il carico pratico di questa situazione può portare a soffrire di ansia e depressione in una percentuale superiore. Quello però che noi appunto spesso facciamo è proprio questo, attenzione agli studi, nel senso lo studio è utile, è necessario perché i numeri portano investimenti e finanziamenti, ma non limitiamoci, perché ho assistito a dei convegni dove c'è una sequenza infinita di rischi, 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 io sono lì che poi devo intervenire alla fine, dopo che mi sono sentita descrivere come una gabbia da laboratorio, i figli ereditano depressione, ansia, quindi attenzione perché se si fa prevalere quello, prevale il concetto di malattia, mentre noi quello che dobbiamo andare a far evidenziare è il concetto di salute.
Cioè, io infatti spesso piuttosto che parlare solo di malattia mentale, preferisco parlare di salute mentale, perché la malattia mentale riguarda chi ce l'ha. La salute mentale riguarda ognuno di noi come essere umano. E la salute mentale, la promozione di questa, mi permette di dare strumenti concreti che esistono già e che io ho scoperto dopo, stando male, avendo magari dei momenti di difficoltà, da stress. Da sola ho dovuto cercare, arrabattarmi per provare questo, provare quello, quando invece, avendoli avuti prima questi strumenti, avrei potuto sicuramente star meglio. Ad esempio, pensiamo alla mindfulness, adesso va di moda, ma al di là delle mode c'è un elemento di utilità, ti aiuta a contrastare l'ansia, oppure ci sono degli strumenti che lavorano sui traumi, le MDR, ovviamente fatta da professionisti certificati. C'è la cognitivo-comportamentale, tutte cose che sanno i professionisti, ma che il cittadino comune non sa fino al momento in cui non ci inciampa perché sta così male che poi va a cercare qualcosa. Se invece questi elementi diventano, diciamo, in qualche modo una cassetta degli attrezzi anche per gli studenti, pensiamo ad esempio quanta pressione viene esercitata nelle scuole per il risultato. Parlavo con una dirigente scolastica che mi faceva presente il suo personale dispiacere nel vedere un'impostazione scolastica improntata soprattutto alla performance e poco attenta alle emozioni, e quanto invece ci sia bisogno di entrambe, perché dimenticare il lato emotivo, la componente emotiva dell'educazione sentimentale, l'educazione a gestire le emozioni, è un male sia per i ragazzi ma anche per gli insegnanti stessi, nel senso che l'individuo che poi diventerà un adulto, questi nodi irrisolti che si porta dietro, poi inevitabilmente incideranno sulla qualità di vita lavorativa ma anche familiare. I genitori sono stati degli studenti, sono stati dei ragazzi. Pensiamo se, io a volte ci penso, se mia madre o mio padre, che pure sono stati molto resilienti rispetto a quello che hanno vissuto, hanno fatto tantissimo per superare i limiti delle generazioni che li hanno preceduti e non avevano quegli strumenti. Pensiamo se loro, magari a scuola, avessero potuto avere accesso a strumenti che li avessero aiutati a gestire quei traumi, ad avere più empowerment, a potenziare la loro resilienza. Quindi, diciamo, abbiamo un compito enorme che ci aspetta per il futuro. Adesso col Covid lo vediamo quanto si sta espandendo questo problema non affrontato e messo sotto il tappeto. Deve diventare una risorsa, però. Quindi, quando vedo certi articoli allarmistici, ok, va bene, però attenzione a non perdere il lato del cambiamento attivo. Cioè, raccontiamo il problema, ma raccontiamo anche le proposte per la soluzione. Raccontiamo che si può fare. Mi piacerebbe infatti molto che si raccontassero anche le storie con esito positivo, che si dessero esempi concreti. Un pochettino lo stiamo vedendo nel mondo della musica, molti artisti stanno uscendo, no, da questo stigma. Pensiamo a quello che sta facendo Lady Gaga, mi viene in mente Billie Eilish e altri artisti. Anche il mondo del rock che è stato segnato, no, da una serie altissima di tasse, cioè una serie su Grazie. di suicidi, sì, elevata, è quanto questa cosa la sentano molto e quanto si stia cercando di creare questo cambiamento. Quindi vorrei davvero che si pensasse soprattutto alla salute mentale, non tanto solo alla malattia, proprio per creare questa inclusione, altrimenti la malattia è un problema del malato e di chi lo ha in cura e dei caregiver. In realtà il discorso viene fatto a monte, perché se il mio genitore non è in cura, facciamo il conto, no? E quindi i servizi non mi vedono perché non vedono neanche il mio genitore, io rimango tagliato fuori da qualsiasi aiuto. Se invece queste tipologie di sostegno, anche psicologico, educazione alle emozioni, gestione dello stress, diventano un elemento di buona pratica anche nelle scuole, tutti possono accedervi. Vi segnalerei un'ultima cosa, poi passo la palla a Gaia, un progetto europeo che si chiama MIWI, che è per promuovere la resilienza nei giovani caregiver fra i 15 e i 17 anni. Noi siamo, diciamo, osservatori esterni, abbiamo dato una mano, insomma, con i gruppi di apprendimento collaborativo e abbiamo potuto vedere che dagli esperimenti che stanno conducendo in questa fase di test, su un gruppo di adolescenti caregiver, quindi minori che si prendono cura non necessariamente di un genitore con disturbo mentale, ma anche a un fratello con sindrome di Down o un nonno con Alzheimer, sono vari aspetti del caregiving dei minori. Se vengono dotati di strumenti, come esempio la mindfulness, o strumenti appunto per potenziare la resilienza e per comunicare come si sentono in mezzo a un gruppo di pari,
migliorano nettamente la qualità di vita. Quindi, se questo diventa, diciamo, un dato acquisito, noi possiamo fare leva affinché diventino buone pratiche, ma senza aspettare solo le istituzioni che sono un po' lente, ma intanto attivandoci noi anche a livello locale. E passo la palla a Gaia. Sì. Allora, MIUI come io e noi. Niente. Non è facile, non è un lavoro facile, però arrivarci
Non voglio dire che capisco che i genitori hanno fatto delle cose che mi hanno fatto stare male, arrabbiare, perché stavano vivendo questa situazione, però anche loro, guardando magari dei piccoli aspetti, fatto queste cose che fanno capire un interesse nei miei confronti, no? Un loro modo di... No, perché è un po' quello che noi cerchiamo nella relazione, no? Perché sono strani, non le attenzioni Sì, infatti su questo ci tengo a dire una cosa per tutti quei figli che purtroppo hanno genitori che a causa del disturbo o per altri fattori non riescono a comunicare amore, perché c'è questo grande tabù anche sulla figura ideale del genitore. In Italia poi in particolare la cultura idealizza molto questa figura, specialmente nelle feste, no? Feste della mamma e feste del papà, che per alcuni figli sono un momento molto delicato perché non si identificano nella figura classica, tradizionale, genitore amorevole. E questo va detto, c'è una percentuale nel mondo di genitori che non hanno questa vocazione, e ci sta, può succedere, e quindi non riescono per motivi personali o motivi di malattia o altri fattori a trasmettere quell'amore. Alcuni di noi hanno avuto la fortuna di averlo nonostante la malattia e gli altri fattori, altri purtroppo no. E questo crea una ferita che se non si intercetta con un percorso personale anche di terapia o altri strumenti, sanguinerà sempre, perché molti figli che ci contattano, anche in età molto avanzata, comunque sentono questa mancanza atavica di questo, dice io non ho mai sentito amore da parte di mia madre, oppure magari non le vado mai bene ogni cosa che faccio, e quindi si crea questa aspettativa che però è impossibile da colmare. Quindi un'altra parte che alcuni di noi, quindi non tutti, ma alcuni di noi dovrebbero poter fare, avendo negli strumenti, è il lavoro sull'accettazione, che non significa arrendersi, rassegnarsi, ma poter finalmente staccare quel cordone d'aspettativa che purtroppo non per colpa personale non si potrà colmare, e quindi poter però andare avanti con la propria vita e spostare quindi l'attenzione da quel buco che si sente e poter creare qualcosa a livello interiore che possa, diciamo, far fiorire la propria persona, perché questo è un aspetto, per esempio, che viene rilevato da alcune, c'è un'associazione, adesso mi sfugge il nome, la devo cercare, poi se vi interessa ve la faccio avere, che è britannica, se non sbaglio, che lavora sul family estrangement, cioè su quelle persone che hanno dovuto staccare i ponti dalla famiglia. Perché? Perché le componenti tossiche erano più forti delle risorse residuali, cioè comunque non c'era margine. In alcuni casi, alcune situazioni, poi con l'evolvere, diciamo, hanno potuto poi ricomporsi. In altri casi questo non accade. A quel punto lì c'è un lavoro diverso che è necessario fare, sul far sentire anche questi figli comunque accolti. Quindi è per quello che dicevo, attenzione alla storia unica, perché appunto c'è chi tende a dare per scontato che chi è figlio di un genitore subito mentale per forza è stato non amato, per forza ha subito abusi, per forza. Invece alcuni l'hanno avuti e poi hanno tratto delle risorse in più, altri hanno dovuto staccare i ponti e si sentono poi colpevolizzare, no? Magari alcuni si sono dovuti trasferire per salvarsi lontano dalla famiglia perché non c'era proprio modo di mettere dei confini salutari, e quindi hanno dovuto tagliare questi ponti con la famiglia, si sono sentiti colpevolizzati. Invece è importante appunto anche lì non giudicare, ma porsi in un'ottica di ascolto. E anche spesso un'altra cosa che è importante fare è dare anche al resto della famiglia strumenti per capire. Io ho avuto delle difficoltà anche con la famiglia, con gli zii, cioè proprio per il discorso che facevamo prima, no? Sulla difficoltà a capire la salute mentale rispetto alla salute fisica. Quando papà ha avuto un tumore, lì diciamo c'è stata più empatia. E quindi lì ho visto proprio la differenza, e mi sono resa conto che anche gli zii con cui ho avuto delle rabbie, perché mi dicevano di tenere a freno magari i comportamenti dei genitori nei loro confronti, cioè, ma io già stavo male io, no? Dovevo pure farmi carico del resto della famiglia. Cioè, e questo è molto, molto ricorrente. Molti figli si sentono anche non capiti e caricati di altre responsabilità anche dagli altri familiari. Gli altri familiari, anche loro, hanno le loro difficoltà. Quindi anche per quello che dicevo, un discorso anche di cultura è fondamentale per questo motivo, perché già soltanto da quando ho creato l'associazione, non dico che magari gli zii si rendono conto di più, però magari qualche elemento in più lo hanno acquisito, e questo un pochettino scioglie un po' la rabbia quando hai gli strumenti per lasciare andare, per fare i conti con quella ferita.
Questa cosa del genitore idealizzato mi sta molto a cuore perché quando ci sono queste feste, diciamo, della mamma o del papà, intercettiamo a volte questa sofferenza e in alcuni casi funziona sia l'accoglimento, no? Del dire ok, io ti vedo, anche se tu senti che sei l'unico che non vuole festeggiare la festa della mamma, non ti giudichiamo per questo, capiamo come ti senti, però no, cioè, diamo spazio a tutte le storie. E allo stesso modo anche cioè il discorso di cercare con l'esempio personale di chiaramente ognuno ha la sua strada, non esiste una ricetta per stare meglio, perché tanti arrivano anche con l'aspettativa, ho trovato voi, forse finalmente adesso potrò stare meglio. In realtà è un percorso individuale che dura anni, 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 ancora continua il mio. Ed è assolutamente individuale, però con l'esempio puoi avere il coraggio, perché a volte pensi, ok, non c'è speranza per me, soffrirò tutta la vita, ormai sono. Invece con l'esempio dire. Quella persona ce l'ha fatta, guarda da dove è partita, ti dà la possibilità di provarci, di avere la possibilità di scegliere di stare meglio. E questo per me ha fatto la differenza. Cioè, la cosa che dico spesso è il momento di riconoscimento in altri figli, adulti, che ce l'avevano fatta, mi riferisco a Christophe, Paola, persone di altri paesi, vedere in loro quella forza che non riconoscevo in me stessa è stato un rispecchiamento che mi ha messo nelle condizioni di mettermi in cammino e di non scoraggiarmi nei momenti in cui magari mi sentivo stanca, pensavo che tutto era perduto, e di fare ogni giorno un piccolo passo, oppure alcuni giorni non fare assolutamente alcun passo, va bene lo stesso. Quindi il gruppo è dato un modo d'aiuto, un pochettino noi cerchiamo di fare in modo che possa essere sì un momento per sfogare, ma anche poi per dare modo a chi sta un po' più avanti nel percorso di guarigione da questo vissuto, di dare un pochettino l'idea che si può uscire da quel circuito, no? E alcuni, per esempio, che non hanno ancora avuto questo momento di passaggio successivo, quindi dalla situazione problematica all'azione per cambiarla, suonano un po' come un disco rotto. Anche io in quel periodo ero un disco rotto, cioè mi si bloccava la puntina del disco sempre allo stesso punto. E poi scatta quel momento che è individuale in cui tu decidi di passare oltre. Ok, vediamo se riesco a passare alla traccia successiva. E spesso da solo non ce la fai, quindi puoi farcela magari con confronto con altri. Per me, come diceva anche Gaia, la psicoterapia è stata importantissima. Ma anche sulla psicoterapia io ho dovuto imparare che non tutti gli approcci sono uguali, che non tutti i professionisti vanno bene per te. E anche lì è una danza, per cui anche lì dover, diciamo, lasciare andare le aspettative. Come dicevo prima, l'aspettativa sul genitore, poi si può riflettere nell'aspettativa sul terapeuta, quindi bisogna stare attenti. Una cosa che ho notato è che alcuni di noi figli hanno difficoltà a fidarsi, è una cosa inconscia, per cui alla fine tendi a dubitare di poter essere mai aiutato, tendi a pensare che forse prima o poi qualcuno ti fregherà o comunque che non ti capiranno fino in fondo. Questa è una trappola, cioè da una parte ci protegge, ma dall'altra può essere una trappola. Sta a noi con la terapia riuscire a capire dove finisce la protezione e dove inizia la trappola, perché se non ti fidi neanche del terapeuta, e Alla lì fine. però un momento è stato. Diciamo anche qui un momento per superarlo, perché nel momento in cui anche il terapeuta è un essere umano e ha delle difficoltà, e se è bravo abbastanza, o comunque se la relazione, perché non è solo questione di bravura, anche l'incastro giusto tra paziente e terapeuta che crea quella sinergia che può essere d'aiuto, se si riesce a tenere botta nonostante le difficoltà a fidarsi, poi. Diciamo, la cosa più importante che mi porto come tesoro dalla terapia è stata la capacità di negoziare, perché vivendo con un genitore con cui non puoi negoziare in certi momenti, perché ha una malattia che porta ad avere delle difficoltà, per cui a volte non ci puoi neanche ragionare su certe cose, almeno io avevo una rigidità per la quale alla fine poi o chiudevo tutto o aprivo tutto, non c'erano le vie di mezzo in alcune situazioni. Attraverso il lavoro anche di terapia, l'arte della negoziazione è un tesoro preziosissimo che vorrei potessero acquisire anche gli altri figli. Perché? Perché ti dà la libertà. Mentre io pensavo che fosse la negoziazione fosse un cedere, no? In realtà negoziare significa
non chiudersi da una relazione che in quel momento ci dà la sensazione di non essere accolti o capiti, ma di capire che io posso dire anche no, questa cosa non mi sta bene, ma non è detto che se io dico no finisce tutto, mentre invece il modello che avevo introiettato era che se io dicevo no perdevo, che ne so, l'amore della famiglia oppure perdevo qui, perdevo lì, e quindi c'era un tendere a dare troppo o a non dare assolutamente niente, perché era la modalità di sopravvivenza. La terapia aiuta invece a capire che nelle altre relazioni si può negoziare, ma negoziare in maniera costruttiva per se stessi e per l'altro. Per cui tu metti un confine salutare, in inglese c'è una parola bellissima, boundaries, mi piace moltissimo, perché quando vivi con un genitore che ha un problema di salute mentale, questi confini spesso non li hai, perché hai magari invasioni anche del tuo spazio mentale, del tuo spazio fisico, anche nel tuo ruolo, no? Il prenderti cura del genitore, che non fai consapevolmente, ti dimentichi spesso di te stesso. E quindi questi confini, insieme alla negoziazione, sono due elementi che secondo me, se li diamo ai ragazzi anche più giovani, li aiutano a risparmiarsi un sacco di rogne molto prima e a liberarsi. Questo, cioè, infatti per me è comico un po' come dare gli strumenti per liberarsi prima di questo bagaglio pesante e quindi poter camminare più spediti. Domandavo se c'è qualche domanda da parte delle persone che ci hanno ascoltato, visto che siamo ormai alle 4:15. Qualche curiosità che non abbiamo toccato. Dammi del tu, ti prego. Sì, qui. È un domandone, in realtà non c'è un momento preciso, per quello dicevo, lo chiamavo danza, perché nella danza diciamo vai avanti e indietro, a volte fai delle pause, a volte torni su te stesso, e quindi sta molto a noi darci il tempo, io ho dovuto darmi il tempo, e ho scoperto che fare delle sedute di terapia a volte è come scalare una montagna, e non sto scherzando, tornavo stravolta a casa perché avevo elaborato delle robe enormi, per cui ero stanca anche fisicamente, per cui anche prendersi quel tempo che la società odierna non ti dà, perché dobbiamo essere tutti super produttivi, super scattanti, questo infatti è uno degli elementi culturali di cui parlavo, per cui a volte ci si sente sbagliati perché non ci viene dato il tempo di vivere delle cose che richiedono quel tempo. E, ad esempio, un altro aspetto, questa domanda che mi fai mi fa pensare anche a un altro elemento. Alcuni di noi, diciamo, hanno avuto poi dei momenti di esaurimento, di stress psicofisico che incide anche sul lavoro. E se ti prendi un permesso da lavoro per questo, non è la stessa cosa che prenderselo per un problema di salute fisica. Anche questo deve cambiare perché abbiamo bisogno di tempo per un percorso di recovery. E la psicoterapia ancora non è vista come un qualcosa di importanza fondamentale. E come fare a capire quando ci sei arrivato? In realtà non c'è proprio quel momento che dici, oh cavolo, però noti a un certo punto se fai più caso a determinate sfumature e noti che dei rapporti che prima chiudevi alla prima delusione o comunque. Una cosa che per esempio, ecco, un esempio più pratico. Prima, quando qualcuno mi chiedeva una qualsiasi cosa, io cercavo di accontentarla. Se non me la sentivo, in qualche modo, piano piano chiudevo.
In realtà invece ci sono le modalità diverse, c'è un parato che si può dire di no in una maniera tale in cui non chiudi. E significa mettere dei confini e senza giustificarsi, perché una delle fasi intermedie è stato dire no giustificandomi perché dicevo di no, perché questo mi faceva sentire più in pace col mio senso di colpa. E questo vale tantissimo nel rapporto tra figlio e genitore. Perché il genitore, quando ha un disturbo, tende a volte, in alcune situazioni, a caricare di responsabilità l'esterno. E in questo modo non voglio dire irretire, però inconsapevolmente un po' ti mette nella rete di questo suo bisogno. E tendenzialmente cerchi di accontentarlo. Quando non puoi, ti giustifichi. Quindi questa cosa la portavo anche a volte fuori. E ho scoperto che invece non è necessario. Basta dire di no. Imparare a dirlo, e questo poi lo vedi con l'esercizio man mano che lo fai, e vedi che dall'altra parte non muore nessuno, non casca il mondo. Se cade, vuol dire che dall'altra parte c'è qualcosa che non va, ovvero una richiesta che va al di là del rapporto, cioè un'amicizia, un rapporto di lavoro non finisce solamente perché tu dici guarda, adesso non posso, non me la sento. Se succede, c'è una manipolazione, ecco. Però diciamo sono cose delicate che poi con un professionista, diciamo, lo puoi sperimentare. E una cosa che mi è stata molto utile è l'EMDR, che è un approccio che va a lavorare sui traumi, ma su come il trauma rimane, diciamo, incastrato anche nel corpo. Mi ero resa conto che razionalmente avevo compreso tanti aspetti e tante dinamiche le avevo elaborate. Però, nonostante questo, non riuscivo a fare il passo avanti, il passaggio successivo all'azione. Perché? Perché il corpo aveva in qualche modo incamerato certe cose e non le avevo fatte sciogliere. Quindi diciamo che una delle modalità che secondo me è molto utile è unire l'approccio corporeo con l'approccio razionale, perché la razionalità è un elemento che molti di noi figli usiamo per fare fronte a delle cose che di razionale non hanno nulla. Ma a scapito poi del resto. Quindi magari se razionalmente ho capito tutto, ma perché non riesco ad agirlo? Perché c'è bisogno di un lavoro ulteriore. Poi ovviamente questo è individuale, non c'è una regola generale. Però il consiglio che do spesso è non vi fermate se notate che le cose non procedono. Avete sempre il diritto di cambiare, di scegliere, di provare. E una cosa che ho dovuto imparare è anche a togliere questa cosa del dovere. Cioè io per molto tempo devo, poi anche l'essere giudice severissima di me stessa, una cosa che non ti aiuta. E reintrodurre gradualmente con la psicoterapia anche il piacere della scoperta, anche solo un esempio molto pratico sulla cucina. Per me cucinare era un problema all'inizio quando sono andata a vivere da sola perché la cucina mi riportava i ricordi del controllo che vivevo a casa, quindi ogni cosa, oddio, non sporcare qui, non fare quello, non fare quello. Poi cucinare si mangiavano sempre cose simili, ripetitive. E ci è voluto del tempo per lasciare andare quella parte giudicante che avevo introiettato e piano piano giocare, a provare e a darmi il gusto di scoprire la mia identità al di là della famiglia. Quindi iniziare a provare, non so, una ricetta nuova. Però all'inizio tanta frustrazione, quella dobbiamo metterla in conto, ma non fermiamoci. Poi se c'è un giorno che ci vogliamo fermare e non fare nulla, prendiamoci quel tempo e riprovare ancora. E questo è qualcosa che ci tengo a dirlo molto, perché molti figli che ci contattano hanno aspettative che non vedono l'ora, perché si è così stanchi che non si vede l'ora di stare meglio. La brutta notizia è che ci vuole tempo per stare meglio. La bella notizia è che però lo decidiamo noi, piano piano. E che gli step in avanti ci saranno. Grazie a te. Ero un'altra persona, mi sembrava che avesse parlato. Io ero in mattina. Io sono entrata in una che anche io nella mia stessa ho non un genitore, ma comunque nella relazione paterna ho vissuto anche lo stigma del disturbo mentale. E magari avendo vissuto appunto in adolescenza, io mi sentivo come tu non mi potevi parlare. In adolescenza tutti puntavano alla perfezione, no? E quanto tempo strumenti una persona che semplicemente non posso fare e solamente dopo con una maturità diversa ho fatto il mio percorso e mi sono riuscita anche ad aprire con le mie amiche o con le persone intorno a me e vedere appunto come diceva prima questa esperienza quando si diventa il distrutto mentale è una cosa così presente proprio anche nelle persone più vicine a te, Sì. di cui non avevi neanche legato perché c'erano
questo che mi dici mi colpisce perché al liceo ovviamente non ne avevo parlato con nessuno, magari le voci saranno anche circolate, io questo non lo so. Ma a distanza di anni, da quando ho aperto l'associazione, mi hanno contattato ex compagni di scuola e voilà, non ero l'unica. Quindi ti rendi proprio conto? Io ero convinta di essere l'unica e addirittura l'unica nel mondo. Cioè, il paradosso assurdo è quello. Poi scopri che invece questa cosa è diffusissima. La percezione di essere gli unici è data appunto da questo forte stigma, da questo fatto che non c'è spazio, non viene dato spazio per questo, perché anche un'altra cosa che a volte cerco di scardinare è questo generalizzare il discorso sulla fragilità. Io preferisco parlare di persone che possono essere sia fragili che forti allo stesso tempo, nel senso che se una persona ha un disturbo, ok, è fragile, basta, è un problema suo, è lei che è fragile. In realtà, quanta forza ci vuole per affrontare la vita con un disturbo di quel tipo? Quindi io vedo insieme due facce della stessa medaglia, mentre invece a livello generale c'è questa percezione di fragilità, quindi è un problema intrinseco della persona che è fragile, non ce la fa. E no, non è così. Quindi anche secondo me molto utile sarebbe stato per me al tempo, ma penso anche adesso per i ragazzi, che si possa parlare come stiamo facendo noi adesso, in maniera serena, normalizzare questo discorso, perché tanti ragazzi, io stessa, vivevi magari questo mito, poi i social adesso lo amplificano, per cui tu nei social spesso vedi le foto di quando tutto va bene, la perfezione, qualcuno no, qualcuno posta anche cose più profonde, più anche malinconiche o sul dolore, però spesso c'è questa immagine. Per cui tu cerchi di nascondere tutto ciò che ti allontana da quell'immagine, perché altrimenti vieni stigmatizzato. In realtà chiunque ha vissuto di questo tipo, di conflitto tra quello che c'è all'esterno e quello che c'è dentro, è come se queste emozioni di fragilità siano sbagliate, in realtà sono parte intrinseca del vissuto umano, non è che scompaiono. Ma possono essere anche una fonte di forza, di arricchimento e conoscenza. Però se non se ne parla, se ci si mette un coperchio sopra, poi spingono per uscire da qualche altra parte, ed è lì che poi creano dei problemi. Cioè io penso che i miei compagni, se avessi potuto parlarne in maniera sicura e serena, con magari anche un supporto, ci saremmo potuti anche far forza insieme, anziché sentirmi io quella particolare, quella che, no, avrebbe fatto la differenza, io credo, ma anche gli insegnanti stessi. Gli stessi insegnanti non avrebbero magari scagliato delle accuse, per esempio, faccio un esempio banale sul gemellaggio, noi dovevamo ospitare ognuno una famiglia della scuola dell'altro paese, io non potevo ovviamente ospitare in quel periodo, ma non potevo dire il perché, per cui venni accusata di negligenza e quindi dovevo scontarla in un altro modo, nessuno si è posto il problema, no? Quindi questo crea delle incomprensioni che per un figlio sono ancora più peggiori spesso anche della malattia del genitore, che comunque non lo sceglie, no? Di avere un disturbo. Quindi, diciamo, come dicevamo prima, anche con Gaia c'è un lavoro sistemico che va fatto e caso per caso. Ma di sicuro un'introduzione alla salute mentale a livello generale non può che far bene, perché così raggiungi anche chi non viene intercettato dai servizi, perché i servizi ti intercettano quando c'è già il problema. E se tu entri in quel circuito, tutto il resto resta fuori finché non emerge il problema. Ma noi non dobbiamo aspettare che emerge il problema, perché noi possiamo avere prima una cassetta degli attrezzi e gestircelo meglio. Anche se tu racconti nel tuo libro che non sempre i servizi, soprattutto i servizi della psicoterapia adulta, pensano o comunque hanno Sì, un'attenzione alla ragazza, nell'esperienza che hai raccolto. diciamo, io ho avuto poi un'esperienza anche in un periodo in cui c'era meno un approccio orientato alla famiglia, comunque va molto a fortuna a seconda del professionista con cui capiti, di chi gestisce quel centro, quindi diciamo che ho avuto esperienze negative ma anche positive nello stesso centro. Avendo avuto entrambi che sono stati male, un dottore è stato molto empatico e molto di supporto, ma sul genitore però, parliamo sempre, non ho ricevuto personalmente da loro supporti per me,
erano supporti per il genitore, perché proprio non era. Alcuni addirittura, una volta parlato con uno psichiatra di Trieste, se non ricordo male, c'era anche la paura di dire: non diamo per scontato che i figli abbiano il disagio, quindi noi lavoriamo col genitore, non vogliamo coinvolgere i ragazzi perché tutto sommato vediamo che se la cavano e quindi non vogliamo stigmatizzarli prima del tempo, cioè far insinuare che loro automaticamente vivano un disagio. In realtà la verità sta nel mezzo, perché devi dare la possibilità di scelta. Cioè, se io non ho la possibilità di scegliere, mi lascio vivere finché non emerge un campanello d'allarme e me ne occupo. In realtà, se però c'è un'offerta, c'è un dialogo, c'è un'apertura, io posso scegliere perché sono consapevole. Se non sono consapevole, non posso neanche scegliere. Ecco perché cerchiamo di far arrivare la mini guida nelle scuole, nelle biblioteche, perché almeno può anche non volerlo leggere un ragazzo, perché giustamente alcuni genitori mi hanno contattato per i loro figli. Se io ho un disturbo, vorrei che mio figlio lo leggesse. Io dico sempre: ok, attenzione, puoi metterlo a disposizione, ma non è che lo deve leggere per forza, perché magari non è il momento, magari non ne sente bisogno, cioè deve essere una libera scelta. Perché anche affrontare queste cose lo devi fare se lo vuoi fare, se ti senti pronto. Magari non è l'approccio per te, magari altri ragazzi preferiscono un approccio di tipo più pratico. Ecco, quindi boh, non so se ho E però ci risposto. deve essere un contatto Sì, difficile in qualche sì. modo, perché se io nel mio servizio ho previsto un gruppo di figli, fratelli, insomma, una fascia di età giovanile, che ne sono 16, 24, insomma, che possono trovarsi quindi, adesso dicevi 30, non so, non con i genitori Certo. dei pazienti, no? Perché è un'altra situazione, cioè se mio figlio si ammala, io comunque ho sempre svolto un compito di cura, ovviamente di studiare la situazione. Se il mio fratello, il mio genitore si ammala, è un'altra cosa, io ho un'altra vita, Sì. va bene, allora un conto è che ci sia un servizio, e io ti dico, cioè, se vuoi vai Sì, nella Bibbia, no? esatto. Cioè, Sì. se vuoi la leggi, se non la leggi, però c'è, Sì. altro che non esista, no? Sì. Infatti, in questo senso, infatti, è molto valido, secondo me, appunto, cercare di portare su scala nazionale quegli interventi, come dicevo prima, il progetto SEMOLA è un esempio, perché c'è già una prassi consolidata, ci sono delle procedure già verificate, testate, che implementate in un discorso sistemico fanno in modo che l'intervento sia efficace. Poi un'altra cosa che un pochettino mi riallaccio a quello che diceva prima Gaia. Sul fattore protettivo del recupero della funzione genitoriale. Se noi comunichiamo, il COMIP questo lo fa molto sui social, comunichiamo in modo diciamo non generalizzante e riusciamo anche a far sentire non colpevolizzati i genitori che stanno male, loro stessi, se appunto già sono in cura, hanno fatto un percorso, cioè sono i primi promotori. Ci sono dei genitori con disturbo che mi hanno contattato, hanno contattato Comip, perché sono interessati a che i figli possano avere delle risorse di supporto. Quindi non deve essere sempre solo un intervento dall'esterno, ma può essere trainato dagli stessi portatori di quel bisogno. Cioè, laddove appunto è possibile, come diceva Gaia prima, può essere il genitore stesso a farsi traino per questo. Quindi avere un sistema che sia in grado di fornire quel supporto in entrambi i casi, sia laddove il genitore è il primo che
fa presente questo bisogno, laddove il genitore non è in grado di farlo. Una cosa molto bella, infatti, è un altro momento in cui noi cerchiamo di attivare la popolazione su questo, è la modalità distributiva del libro che ho pensato insieme a Comip. E cioè di rendere tutti dei postini del cambiamento, cioè chi vuole può fare il postino del cambiamento, cioè ci contattano e ci dicono perché in Puglia non c'è niente, perché qui non c'è niente. Guarda, se sei disponibile e voglia, noi mettiamo a disposizione gratuitamente copie della mini guida quando un po' hanno qualcosa che non va con una cartolina d'accompagnamento e tu puoi consegnarla in donazione da parte nostra, quindi la mettiamo a disposizione noi come associazione, al consultorio della tua zona, al centro di salute mentale della tua zona, alla biblioteca. E questo apre la conversazione, per cui quel centro di salute mentale che non aveva mai pensato al problema figli apre questa opportunità e comincia a vedere quello che non si vedeva, a vedere questo iceberg. Quindi il libro è anche un simbolo, una specie di rompighiaccio che va ad illuminare l'iceberg sommerso, ma puntando anche le risorse positive. E quindi non dire ok, c'è un'altra cosa che dobbiamo prendere in carico, già siamo sovraccarichi, non abbiamo le risorse, ma di dire c'è un modo per intercettare quest'altra realtà e integrarla, ma ci vuole ovviamente un discorso sistemico, che però dovrebbe essere fatto a livello nazionale. Infatti noi vorremmo essere inclusi anche ai tavoli decisionali per le riforme che si vogliono fare anche in salute mentale. Ci deve essere una rappresentanza di Comip, ma ci dovrà essere una rappresentanza anche dei genitori con disturbo, delle realtà associative, di tutti quegli elementi anche collegati all'area di cui voi vi occupate con i vostri studi, perché è un qualcosa che deve essere però organizzato, deve essere pianificato in maniera inclusiva di tutte le parti in gioco, ecco. Perfetto. Vai, vai. Vai, vai. Arrivare a quel punto, appunto, è quando già la cosa è fuori controllo e quando
volte dice che spesso capita che non si sia la presa in carico, però che avviene solo quando ormai la situazione è già molto grave. Quindi la questione che mi sento di fare è questa, non so se si può aggiungere qualcosa. Ah, pensavo più che altro anche a un altro stigma che c'è nei confronti di chi lavora nei servizi sociali, cioè questa, almeno ho percepito che c'è questo, no, questa mentalità che un po' ritiene, tende a pensare che l'assistente sociale è colui che porta via i bambini, no? E invece mi sono trovata poi a un seminario a Pesaro a parlare con un'operatrice appunto del servizio sociale, che invece era molto più orientata agli stessi approcci che stiamo discutendo qui oggi, cioè sul fatto della valorizzazione anche della resilienza delle famiglie. E quindi anche lei cercava appunto di allargare lo spettro d'azione al di là dell'emergenza, che chiaramente purtroppo è preponderante, perché quando ci sono tante emergenze e la persona che lavora al comune comunque deve intercettare quelle, resta poco spazio per la dinamica della prevenzione. Però anche lì, con un lavoro di concerto e anche culturale, anche degli incontri in cui raccontare come lavora anche un operatore dei servizi sociali può scardinare questa paura che siano solo coloro che portano i bambini alle famiglie, cioè far capire che ci sono tante altre misure prima di arrivare appunto a un provvedimento così estremo, però non ne possono fare soltanto gli operatori dei servizi sociali, cioè anche lì c'è un discorso di reti, un discorso di cultura, un discorso di, appunto, come dice anche Gaia, di non attendere l'emergenza massima. E anche qui torniamo ci rilacciamo al concetto della scelta, cioè se io ragazzo o genitore o familiare, so che esiste un servizio che intercetta magari a livello preventivo una situazione, magari posso rivolgermi a quello prima di attendere che esploda la crisi e poi resta solo il provvedimento estremo. Ma se io non ho questa conoscenza, se questo servizio non esiste, ci sarà un sovraccarico di interventi emergenziali che hanno un costo anche maggiore, quindi spesso anche a livello economico sembra che costi di più lavorare sulla prevenzione. In realtà no, assolutamente no. Cioè magari il costo iniziale è più alto, ma a livello poi di lungo termine c'è un Certo. risparmio notevole, anche di energie. Sì, questo è un tema che noi trattiamo spesso, no? Appunto, soprattutto appunto, quando ragioniamo su bambini e sui ragazzi, quanto prima non riusciamo ad intervenire aiutando tutto il sistema a fare in piedi, passare in questo termine non tecnico, tanto più noi stiamo lavorando per essere di tutti i punti per definire questo sistema, di questo Sì. ragazzo che si trova a vivere in solitudine, lanciato, certo magari non quello che si è raccontato nella sua famiglia, ma neanche di diventare una persona solida che è ricordato poi No, magari lo diventa, però a almeno costo di grandi sacrifici esatto, personali. scusa, infatti Sì, questo sì, non sì. era la può fare, però uno Fa che più ha fatica. contribuito minimamente, era questo che Sì, volevo cioè fa molta più dire. fatica, sì. Improvvisamente. Non importano perché solo che noi non le abbiamo intercettate prima, cioè siamo riusciti prima a intervenire. Ed è vero che in alcuni casi le situazioni che si presentano, cioè ragazzi che possono allontanare, sono così degenerate quando arrivano alla conoscenza dei servizi che non c'è più tanto spazio per fare degli interventi ricostruttivi che consentano parte dei casi, però tutti gli
alcuni ragazzi di quanto sta succedendo, no? Poi viene anche il mondo nostro e viene il mondo generale, cioè i ragazzi, i bambini sono capaci di ascoltare, anche se sono più giusti, soprattutto se le stanno ascoltando. Non è vero che non capiscono, magari non hanno le parole, le parole le alzarsi dal letto per fare una depressione maggiore e farsi giorni interi di camera sopra la finestra chiusa per bene allora inizia a prendere una forma quello che vedo però ecco, credo ancora un po' da fare su questi aspetti no? E sicuramente parlare anche pubblicamente aiuta anche gli operatori. Non aiuta solo le persone, ma aiuta anche le Visto operazioni. una Ok, domanda nella chat. c'era una domanda in Sì. chat. Ah, ok, grazie. Scusa un momento. Mi piacerebbe chiedere agli ospiti quale sia l'elemento di strategia personale più importante che ha sviluppato nel loro vissuto e a cui ricorrono quotidianamente come professionista per sopportare altri. Vuoi rispondere tu, Gaia, intanto? Poi Sono... magari Sì. se vuoi. No, allora, per quanto mi riguarda trasformare il dolore in qualcosa di attivo, positivo e non più che
Io invece aggiungerei la pazienza, perché questo cambiamento è una cosa che sento dall'adolescenza, qualcosa che sentivo nei momenti più bui, quello che mi ha dato la forza per non mollare è stato io un giorno cambierò tutto questo, cioè il pensiero che avevo in quel momento, ero minorenne ancora, un giorno molto difficile è stato io un giorno racconterò al mondo tutto questo perché non accada più ad altri di sentirsi soli e di non avere un aiuto. E questo pensiero è un po' un filo, però ho dovuto allenare l'arte della pazienza, l'arte del imparare a riposarmi, l'arte di imparare a non dare troppo, perché uno degli elementi appunto che traslavo anche nell'associazionismo, nell'attivismo, era quello di dare al di là di quello che non sapevo essere i miei limiti, nel senso che c'è un senso di voler fare di più di quello che in quel momento le tue risorse ti consentono di fare, di scoprirlo poi solo dopo, quando poi il corpo e la mente ti mandano quei segnali e ti fanno capire no, basta, fermati. Imparare piano piano a dosarsi, quindi la pazienza per resistere, perché questo è un cambiamento lunghissimo. In Australia hanno iniziato più di 20 anni fa e stanno ancora continuando, perché non è un problema solo italiano, purtroppo, è un problema internazionale. E confrontandoci con altri paesi il problema è esattamente lo stesso, cambiano magari le dinamiche religiose, cambiano magari gli investimenti, però diciamo molto molto simili le dinamiche sulla salute mentale e sui figli. E quindi imparare a gestire il fatto che il cambiamento è lento e che non puoi aiutare tutti, perché all'inizio il senso di colpa c'era anche nei confronti di chi chiedeva un aiuto e ci sono delle situazioni che tu non puoi, su cui non puoi avere alcun potere e quindi anche lì entra un discorso di lavorare sull'accettazione e sul dare la distribuire la responsabilità, che non significa colpa. Infatti una parola mi piace molto, no? Dare la responsabilità a qualcuno non significa dargli la colpa di qualcosa, ma dargli la possibilità di agirla, di capire come avere un ruolo attivo. E in questo senso, quindi, anche chi è in difficoltà, tendenzialmente è un'altra persona a cui bisogna lasciare lo spazio per poter poi agire con i propri strumenti, con i propri tempi e con i propri modi, e non sostituircisi. Perché una tendenza che avevo all'inizio, anche nei confronti della mia famiglia, era un sovraccarico di sostituzioni rispetto alla loro po possibilità di azione. In particolare, quando una persona ha un disagio psichiatrico può arrivare a credere di non saper fare delle cose, di non riuscire a farle, e se sei abituato a sostituirti per poterla sostenere, il rischio è che poi non gli lasci neanche lo spazio di azione per poi riappropriarsi piano piano di una competenza, di una capacità di azione. E quindi ho dovuto fare dei passi indietro anche rispetto al mio ruolo e ho scoperto che togliendomi e smettendo di essere il bastone su cui ci si poggiava, la persona ha tirato fuori delle risorse inaspettate a se stessa e a me. Quindi a volte c'è anche questo eccesso nel sostituirsi, in realtà dimenticando che ci sono delle risorse che però bisogna dare lo spazio perché possano emergere. E questo vale anche per i bambini, vale anche per i genitori. Quindi dare uno spazio anche perché loro possano trovare le parole per raccontarsi e che possano mettersi in cerca della loro strategia, che non è la mia, che non è quella di Gaia, che non è quella degli altri, ma la propria. E, giocando, però sperimentando. Però devono trovare prima, credo sia necessario, almeno per me lo è stato, trovare uno spazio per il dolore, perché quel dolore altrimenti è una zavorra che non ti rende facile il movimento. Io volevo scrivere una cosa. Innanzitutto volevo ringraziare per la tua esperienza e la nostra lezione che mi avete portato, perché penso che come futuri assessori sociali sia importante sentire la nostra bella voce per quelle che possono essere le difficoltà che si possono incontrare, cioè che possono incontrare con la nostra esperienza, con la diversità dei casi, delle situazioni, delle complessità. E vado a ringraziarti per aver aperto alcune questioni
Grazie a te. Anche in questo caso poi facciamo sempre il possibile per raccontare anche quelle situazioni che vanno bene, no? Quei servizi che invece si muovono per cambiare le cose, perché intercettiamo anche tanta rabbia di persone che ci scrivono: lo Stato deve intervenire, non si fa nulla, che è giusto, però dire che non c'è niente non restituisce, diciamo, la potenzialità di un sistema che piano piano, grazie all'iniziativa di singole persone come voi, come possono fare la differenza. Quindi magari l'iniziativa di un singolo psichiatra illuminato, di una psicoterapeuta, possono cambiare davvero le cose, e questo restituisce potere. Quindi attenzione anche alla trappola, no, che spesso noi intercettiamo, che dovuta al dolore, che ci fa pensare che tutto va male. Io ero così. E invece andare a vedere, anche Gaia lo diceva molto bene prima, concentrarsi, illuminare le aree positive, non è per dirci ok, va tutto bene, tutto rose e fiori, ma serve per moltiplicarle, perché se io vedo tutto nero non mi ci metto neanche. Penso sia impossibile. Invece vedere. Ed è anche una moneta spendibile quando trovi magari il burocrata che ti dice non si può fare, e tu gli dici no, guarda, a Milano l'hanno fatto, qui l'hanno fatto, qui l'hanno. In qualche modo è anche un po', no, un modo per contrattare, negoziare. Per negoziare, dire se non lo fate. Grazie a voi. Sì, sta arrivando. Seguiteci sui social. Anche Twitter, vabbè. Twitter un po' meno, però c'è anche quello. YouTube anche, c'è il canale YouTube, cioè non ci facciamo mancare nulla, perché dobbiamo fare più rumore possibile, più
parlarne di più. mi raccomando, unitevi a tutti questi canali, devo dire che non c'è anche interessante, quindi diciamo che possa essere da seguire. Se potete acquistare il libro, non costa molto, e una guida vera e propria, nel senso che era fatto questa forma che all'inizio, essendo che tocca vedere la mia libri, mi ha un po' disorientato, ma che poi mi ha partito il senso, perché questa volontà di vivere queste situazioni e di riconoscersi penso, ma come stai passando di pagina in pagina, non potessimo trovare un pezzettino di quello che potrebbe essere, in tutta questa realtà, possibilità che ha cercato di raccontarci, noi che cerchiamo di raccontarci, tutti gli aspetti, e anche però confermandoci a tutti gli aspetti problematici che possiamo aver vissuto e aver incontrato, ma anche tutti quelli che sono i panci a cui possiamo attaccarci per uscire da queste situazioni, ma non con l'idea che, ok, adesso ti ho detto tutto quello che hai, queste situazioni spiacevoli, che ti sei potuto incontrare, incappare, ma anche che ci sono tutte queste cose che sono davanti a te come possibili veicoli di uscita, e puoi decidere come e quando, se lo utilizzare, poi ci siamo noi, se vuoi solo di parlare, quindi se potete, insomma, se siete socialmente attivi, partecipate alle attività, se volete sono tutti da questa parte, io sono tutto quello, visto che ho già letto quello di Stefania, di leggere quello di Gaia, che mi sembra un altro punto di vista, e spero che ci siano altre cose. Spero anche di potervi vedere presto in altre occasioni, in presenza, insomma, di poter rinnovare con ragazzi tutta la vita. Saluto per l'associazione perché è una delle attività che ho trovato e che credo sia Grazie, viva il lupo. fondamentale. Grazie Grazie davvero, a tutti, grazie. ciao, Ciao. ciao.